Morgan vende un altro NFT. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono sempre Michele Marellino, cantautore, produttore discografico indipendente, ufficio stampa dal 2016, anche consulente musicale, formatore. Mi occupo di spiegare ai musicisti come mettersi online, come pubblicarsi, come gestire le varie pubblicazioni, tutte le varie strategie di promozione per costruire il proprio pubblico online con cui puoi interessare addetti ai lavori seri. L'unico modo per avere un percorso, una carriera seria, fare la gavetta sfruttando l'online e poi costruire un'opportunità, arrivare ad avere l'attenzione di gente che lavora nella musica major, in modo però sano, riuscire a fare un percorso sano perché è forte del pubblico che intanto riusciamo a costruire. Se è la prima volta che ti imbatti in un mio video, ti invito ad iscriverti al canale, spulciare i miei video, ci sono un sacco di video tutorial su strategie, promozione, anche tutorial pratici, passo passo su come fare le cose. Poi se vuoi approfondire ti consiglio ovviamente i miei corsi, trovi tutti i link nelle descrizioni dei video per approfondire. Ma torniamo a parlare di cripto, no di cripto, di NFT. Morgan vende un altro NFT. Se non avete visto i miei video sul e non sapete cosa sono gli NFT, andateveli a guardare, ok? Ho fatto anche un tutorial su come i musicisti possono creare e vendere un proprio NFT, questa tecnologia che permette appunto di rendere unici i file digitali, ecco detto in maniera semplice, e quindi venderli. Quindi per i musicisti, per influencer, per tutte le persone che hanno una community, per tutta una tutte quelle persone che sono attive online, che hanno un seguito, bene, è un modo per monetizzare. Se tu hai una community di gente che ti segue, puoi vendergli qualcosa di unico proprio attraverso questa tecnologia che rende unico un file. Possiamo vendere una canzone con la tecnologia NFT, renderla unica, e quindi un videoclip. E avevamo visto, no, nel video scorso, questo sito in Crypto Morgan. Morgan è stato uno dei primi in Italia, credo se non il primo, a vendere un NFT a tipo 10 Ethereum, erano $23,000, ma adesso credo siano aumentati. Il bello poi delle cripto, cosa sono le cripto, no? Conoscete Bitcoin, Ethereum, sono appunto queste monete digitali basate sulla blockchain, questa tecnologia che sfruttiamo anche per depositare le nostre opere. Chi usa Soundriff utilizza la blockchain per rendere uniche e avere, diciamo, una prova di paternità delle nostre opere. E praticamente il punto è che gli Ethereum in questo momento sono aumentati di valore, quindi lui magari aveva venduto, premessa della premessa, questa canzone, questo inedito di Morgan, per 10 Ethereum, che adesso valgono molto di più dei $23,000 che avevano detto, tipo siamo a 3.000, quasi 3.000 euro per un Ethereum. Quindi è molto interessante, e quindi ci siamo un attimo chiesti, ma questi NFT riusciranno veramente a far monetizzare i musicisti in maniera interessante, non come... diciamo Spotify, scusatemi, c'è la vibrazione, la tolgo, l'avevo dimenticata. Diciamo, monetizzare in maniera decente invece appunto al posto di Spotify. E quindi è molto interessante tenere d'occhio quello che succede, per quello faccio video, per vedere se questa è una moda passeggera o se avrà veramente un futuro. Guardando il sito di Morgan, in cryptomorgan.com, dove praticamente Morgan che cosa fa? Lancia dei nuovi prodotti, cioè si sposa anche bene con il marketing online. Lui fa dei lanci, praticamente lancia i suoi NFT uno alla volta. Quindi nel sito in cryptomorgan.com, scusate, raccoglie questi NFT e li vende. Ha venduto praticamente premessa della premessa per 10 Ethereum, ma adesso è il turno di Altrove, il manoscritto originale di Altrove, il capolavoro di Morgan, la più bella canzone italiana del nuovo millennio, definita da Rolling Stone appunto. E quindi guardate, è interessante, ha fatto anche un video molto interessante, sentire Morgan che dice NFT del manoscritto di Altrove, si parte dal prezzo di mezzo Ethereum. Cioè, voglio dire, ragazzi, qua il futuro è già qui, stiamo parlando di Ethereum. Non so chi seguiva le cripto magari 10 anni fa, non so se esistevano, scusatemi, ma 3 anni fa le ho scoperte io, e la gente, molti dicevano che erano una truffa,
Ma adesso stanno entrando nella vita quotidiana delle persone. Questo può avere un risvolto anche nella musica. Fare un sito come ha fatto Morgan. Ovviamente, l'abbiamo già detto anche negli altri video, bisogna avere una community, un seguito di persone che ci conoscono, ci apprezzano e quindi magari sono interessate ai prodotti che noi vendiamo, che sono prodotti unici, cioè per i collezionisti. E quindi è molto legato sul rapporto, no? Di fan e influencer, artista, musicista. Quindi un musicista che è molto attivo. Altri musicisti famosi come Morgan. Bisognerà vedere cosa stanno facendo. Sicuramente è un modo per monetizzare. 23.000 dollari all'epoca per il suo primo NFT, premessa della premessa, che adesso valgono molto di più di 23.000. Penso che Morgan adesso abbia, diciamo, un'entrata indipendente ulteriore, che per un personaggio come Morgan gli è molto utile. Ma mi piace un sacco il sito, vedete? Marco Gastoldi decentralizzato, vedete? Comprando il manoscritto originale di altrove, si ha la proprietà esclusiva. La consegna fisica del manoscritto unico originale, quindi ti prendi, credo, l'NFT digitale e ti consegna anche il manoscritto fisico. E quindi è tuo, tu compri quello, è un asset importante, ha del valore ovviamente perché stiamo parlando di un pezzo importante della musica italiana, però voglio dire, ho visto anche no, in altre aste dove vendono diciamo questi NFT che praticamente dopo artisti che vendono delle opere d'arte in NFT poi distruggono la copia fisica proprio per dare diciamo unicità a quello che tu hai comprato in NFT. In questo caso ti consegna anche il fisico, è un misto, ti consegna anche il manoscritto unico originale, poi ti fa acquistando altrove il manoscritto c'è anche un incontro con Morgan e la partecipazione ad un concerto esclusivo solo per 11 persone, cioè puoi far parte di queste 11 persone. Un concerto privato. È molto interessante. Cliccando acquista il manoscritto di Altrove, cioè si finisce su OpenSea, abbiamo visto anche è un sito di praticamente un marketplace degli NFT, uno può fare la propria offerta, qui c'è tutto, diciamo, tutte le varie offerte, si è partito da mezzo Ethereum, poi mi sa siamo a un Ethereum, non so quando è partita e quando scadrà, vediamo le informazioni, questo della blockchain, qui ci sono le foto del manoscritto, molto 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 interessante, mi piace molto il sito, ci sono anche appunto ci sono tutti. Lui fa dei lanci praticamente e poi praticamente c'è anche una sezione che ti spiega appunto come fare per comprare perché si compra in Ethereum e quindi apri il tuo conto su Exchange, Coinbase, Binance, MetaMask. Comunque, vedetevi il mio tutorial su come creare un NFT, molto interessante. Vedremo poi a quanto venderà l'asta, quando finirà l'asta, quanto avrà venduto il manoscritto di altrove, secondo me farà un'altra bella, interessante cifra. Comunque, quello che mi va di sottolineare è che le criptovalute, gli NFT sono reali, sono già qui in mezzo a noi, vengono utilizzati, la gente compra degli NFT in Ethereum e quindi dobbiamo stare con gli occhi puntati e vedere le opportunità che nascono da questi cambiamenti tecnologici. Molto interessante, fatemi sapere che cosa ne pensate e che cosa ne pensate di questo modo di monetizzare attraverso gli NFT. Vi aspetto nei commenti e se questi video vi sono utili vi chiedo come al solito di sostenere il mio canale, iscrivetevi, commentate, attivate la campanella, mettete like ai video e così potrò, diciamo, crescere più velocemente. Grazie a tutti, vi aspetto nei commenti e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!